13 scuole superiori del Tiguglio, centinaia di studenti coinvolti, una sola importante scelta. È andata in scena a Chiavari l'edizione 2022 del Salone dello Studente del Tiguglio Orientamenti. Un'opportunità per gli alunni in uscita dalle medie e per le loro famiglie per avere a disposizione in un unico posto tutti gli istituti del Levante e attraverso colloqui mirati, domande e reperimento di materiale informativo scegliere al meglio come proseguire il proprio percorso di studi. La scelta della scuola secondaria è una scelta difficile, sia perché affrontata magari in un'età in cui non si ha ancora la maturità per capire cosa si vuol fare e sia perché l'offerta è veramente ricca, le scuole offrono molte possibilità e non è facile andare a individuare proprio quella che fa al caso loro. I numeri di questo saloncino? Le scuole che hanno aderito alle scuole secondarie sono tutte quelle della cosiddetta rete Merani, cioè della rete delle scuole superiori del territorio, quindi sono 13. Da Recco, da Camogli fino a Sesto Levante e fino all'entroterra. Credo di poter dire che le famiglie che sono intervenute non sono solo famiglie chiavaresi, ma arrivano anche dalle scuole del territorio, quindi dai comuni vicini, Lavagna, Cogorno e anche dall'entroterra. Che consigli dare ai genitori oltre che ai ragazzi? Ma insomma, ai genitori diciamo che do il consiglio di non pressare i figli, magari pensando di proporre modelli che sono superati, perché è un po' il rischio che noi genitori pensiamo di proporre ai nostri figli la scuola che abbiamo fatto noi. Adesso la scuola è cambiata, i ragazzi sono in gamba, sono capaci di intercettare le offerte e di valutarle, accompagnarli a capire quali sono veramente le loro competenze e le loro passioni, perché credo che la scelta fondamentale sia soprattutto quella di seguire il piacere di studiare una materia, quindi le materie che piacciono, seguirle, che sicuramente è un orientamento giusto per il futuro.